batte con serenità all'orecchio che sussurra che andrà bene, è come il sangue che scorre nelle vene. Canti, momenti di preghiera, di riflessione, poesie a tema. Dopo essersi adoperata nella raccolta di generi alimentari e beni di prima necessità per l'Ucraina, Torricella è scesa in piazza insieme a tutti i suoi giovani, anche i più piccini, per testimoniare contro la guerra, per chiedere la pace. Questa manifestazione è a sostegno della pace, ma anche una presa di coscienza da parte anche dei ragazzi. È importante che loro in questo momento sappiano che la libertà bisogna difenderla. Essere liberi oggi non significa avere tutto, ma essere anche disponibili a dare agli altri, ad accogliere. E Torricella in questo momento possiamo dire che è un paese che vorrebbe accoglierli. E vogliamo testimoniare questa presenza qui con i ragazzi. I ragazzi sono il futuro, i ragazzi devono prendere coscienza e fare in modo che venga tenuta sempre accesa questa fiamma della libertà contro tutte le guerre, assolutamente. Scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, la scuola parrocchiale e poi i parroci, le associazioni, tutti insieme in Piazza Castello. La solidarietà prima di tutto, e non ci può essere solidarietà se non c'è alla base la pace della convivenza civile. Siamo pronti ad accogliere questo invito, siamo qui a gran voce, tutti i nostri ragazzi, i nostri docenti e tutto l'istituto dice insieme in un'unica voce: basta guerre, viva la pace, vogliamo la pace.